siamo in una regione ricchissima di storia e di arte soprattutto, è la Toscana, è la parte più nordica della Toscana e siamo vicino alle cave di Carrara dove Michelangelo veniva a raccogliere le sue idee, a trovare i marmi per creare le meravigliose opere che ha potuto produrre. Siamo innamorati di questa casa nella fine degli anni 70, mio marito ha deciso di acquistarla negli anni 80 e da lì a pensare di trasformarla in un albergo è stato una fantasia, è stata una visione. Ozium, che era per gli antichi era l'unico momento con la calma e la tranquillità e l'assenza di altri impegni più quotidiani, poteva portare alla creazione del bello, alla creazione dell'arte, alla creazione delle grandi idee. E questo è un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa nostra creatura. E abbiamo pensato di offrire ai viaggiatori, non ci piace chiamarli viaggiatori gourmet, quelle stesse emozioni che abbiamo provato noi la prima volta che siamo arrivati in questo posto. Per definire in una frase questo sogno che è diventato una realtà, e la frase della nostra famiglia, il sogno è la cosa più reale che ci sia.